Ma salve, buon godo day, come al solito chiudiamo la porta e benvenuti nel primo episodio delle 4 chiacchiere in padella, ribrandizzate in 4 chiacchiere di gol, tanto per dare un po' di spice a questo Godoverse TV 1.5. Se mi vedete con due occhiaie come un panda è perché sto editando il video di presentazione del canale, dove vi appunto vi faccio un bel discorso sull'evoluzione dei format e come sarà il canale in generale. Di cosa parleremo in questo primo episodio di 4 chiacchiere di gol? Torneremo a parlare del nostro amatissimo Preston. Come sapete, in questo canale ho sempre portato il tema del wrestling, soprattutto della WWE. Alcuni episodi parlavano anche di Ring of Honor o di AEW, però purtroppo per quanto riguarda Godoverse TV 1.5 cercherò di rimanere soprattutto sulla WWE per quanto riguarda i video. Dal prossimo anno mi piacerebbe sicuramente fare qualche shorts a tema wrestling, così che possa coprire anche la AEW, TNA, New Japan e tante altre cose. Infatti alcuni shorts simili a questo ci sono già sul canale. Comunque, ragazzi, Survivor Series 2023, com'è stato questo pay-per-view? È stato il classico pay-per-view mid della WWE, buoni match, risultati veramente scontati, ma secondo me verrà ricordato per qualche cosa. Mi chiedo proprio chi possa essere tornato a Chicago, così in uno dei più grandi what if degli ultimi tempi per quanto riguarda la WWE, ma chi lo sa, forse R-Truth, forse Randy Orton, no, mi sa che è proprio CM Punk. E ne parleremo in questo video incredibile. Come al solito, sigla, scaldatevi le mani prima di fare la sigla, altrimenti fa freddo. Sigla. Eccoci qua. Parliamo un po' di questo Survivor Series 2023. Il pay per view comincia con il War Games femminile. Scusate, War Games. Citazione per pochissimi. In questo match abbiamo Damage Control con Bayley, Io Sky, la campionessa di SmackDown, Kairi Sane e Asuka. E Dakota Kai continua a essere infortunata. Infatti, Dakota Kai dava qualche aiuto da fuori dalla gabbia. Contro di loro andrà il team di Bianca Belair, Charlotte Flair, Becky Lynch e Shotzi. Con tutto l'affetto del mondo, i War Games del main roster sono purtroppo inferiori ai War Games che si facevano in NXT. I primi takeover con War Games, quando c'era appunto William Regal che faceva War Games, erano un'altra cosa. Per quanto riguarda i War Games nel main roster, gli spot tendono ad essere sempre gli stessi: tavolo, suplex o DDT nella parte col ferro al centro del ring, i classici spot per quanto riguarda ogni match da WWE. Però in questo War Games al femminile sicuramente c'è uno spot che potrebbe rimanere negli annali. Cioè lo spot di Io Sky che dalla cima della gabbia si mette un secchio in testa, si butta e fa una strage. Quello spot mi è piaciuto veramente tanto. Questo perché Io Sky è incredibile e sono felice che gli abbiano regalato uno spot che magari gli regalerà un ennesimo boost per quanto riguarda il suo titolo. Match buono, quello spot veramente tanta roba, ma le storyline, se vogliamo, che c'erano in questo match essenzialmente erano due. Possono Charlotte Flair e Becky Lynch essere amiche e vincere in questo incontro? Non so se vi ricordate l'anno scorso, sono abbastanza sicuro che l'anno scorso c'era stata quella specie di mini feud tra Charlotte e Becky, che non si capiva se c'era dell'asse tra loro due, si stavano scambiando i titoli reciprocamente di Raw e SmackDown e Charlotte lo lanciò per terra davanti a Becky e insomma tra le due non scorreva buon sangue. E invece in questo match sono riusciti a fare pace e infatti il loro team vince battendo Damage Control. Team dei Face ovviamente vince, Bianca Belair che fa cose assurde, neanche fosse John Cena. La seconda storia, quindi la prima storia riguarda Charlotte e Becky, la seconda riguarda proprio Bayley. Come sappiamo Bayley è stata la creatrice del gruppo di Damage Control e questa grande perdita in questo scontro probabilmente finirà con lei che verrà cacciata dal gruppo, perché con il ritorno di Kairi Sane, Asuka e ormai Io Sky che sta cominciando a aprire gli occhi per quanto riguarda chi è più forte nel gruppo, probabilmente Bayley verrà cacciata molto presto. E secondo me potrebbe esserci una chicca, cioè il ritorno di Bayley Face, quindi la sua gimmick degli abbracci incredibili, che non vediamo da parecchi anni. Sarebbe simpatico rivedere Bayley in quei panni, ma sono parecchi anni che fa la heel, quindi secondo me un cambio di character incredibile sarebbe niente male per quanto riguarda Bayley. E poi se ci pensate, questa cosa vi ricorderà un pochino Sami Zayn con la Bloodline. Con, ad esempio, nel match Bayley prende la spear di Charlotte e non la fa prendere a Kairi Sane. Insomma, ci sarà secondo me un classico momento drama come è stato con Sami Zayn. E poi purtroppo Bayley verrà cacciata malamente, probabilmente tradita proprio da Dakota Kai. Chi lo sa, tutti hanno avuto il loro momento per spendere. Sono curioso per quanto riguarda la storyline nel Damage Control. Per il resto, un buon match. Dopo un War Games femminile tiepidino, ma con quel giusto spicing, soprattutto per quanto riguarda il futuro del Damage Control, abbiamo Gunther contro The Miz per il titolo intercontinentale.
parliamoci chiaro, che Gunther perdesse il titolo adesso e soprattutto contro The Miz, non penso ci credesse nessuno, per quanto The Miz è riuscito a portare un match, un buon match, nonostante fosse veramente scontato che Gunther rimanesse campione, perché parliamoci chiaro, la sua streak di match sono veramente di alto livello, lui è trattato come una big star. E mi piace questo profilo che stanno costruendo lentamente in WWE nei confronti di Gunther, perché parliamoci chiaro, se lo merita, è un wrestler della Madonna e riesce a rendere mosse semplici come può essere una clothesline, una sottomissione random o una powerbomb o uno splash delle mosse devastanti. Io seguo Gunther da quando stava nel circuito indipendente, che cioè all'epoca si faceva chiamare Walter, e ne ha fatti di match in PWG, e mi rende felice vedere un wrestler che consideravo già forte quando erano i circuiti indipendenti, arrivare in una delle big one, in questo caso è la WWE, e riuscire a non essere distrutto dal touch della WWE. Gunther, incredibilmente, per le sue skill al microfono e soprattutto per la sua incredibile abilità nel ring, per adesso si sta costruendo bene e io sono felice, e soprattutto sono felice che con il suo regno di campione intercontinentale abbia superato il record di Honky Tonk Man. Perché parliamoci chiaro, vogliamo bene a Honky Tonk Man, ma diciamo la verità, Gunther è il miglior Intercontinental Champion, rende molto meglio. È stato un match alla Raw. Per quanto il kick out finale con il, sapete, no, con lo blow di The Miz e la skull crush in finale, qualcuno nel pubblico ci stava credendo che The Miz potesse vincere, ma parliamoci chiaro, era impossibile. Sono contento che hanno fatto vedere che The Miz, nonostante il periodo in cui era più un intrattenitore gimmick style, comedy da quattro soldi, l'hanno fatto tornare un po' più wrestler, un po' come quando era campione intercontinentale, lui aveva fatto quei match molto buoni con Dolph Ziggler ed era diventato il miglior titolo di SmackDown all'epoca. The Miz è tornato a usare la figure four che non la usava da un po', rispetto a match di Gunther recenti contro, come ad esempio quello con Chad Gable, Tommaso Ciampa, Drew McIntyre, è ovvio, oppure Sheamus, ci siamo un attimo fermati, però devo dire un buon match di Raw. Per quanto riguarda come vedo Gunther in avanti, The Miz più o meno rimarrà sempre in mid-card title contender, credo che vedremo Rollins contro The Miz per titolo dei pesi massimi, no. Per quanto riguarda Gunther, sinceramente mi piacerebbe vedere due cose a Mania per quanto riguarda Gunther: o un match contro Ilya Dragunov con in palio il titolo intercontinentale e con Ilya che vince il titolo intercontinentale. E questo perché? Semplice perché tra loro due c'è un'alchimia assurda. Vi consiglio di vedere i match che hanno fatto in NXT UK. Uno l'ha vinto Gunther, uno l'ha vinto Dragunov. E vedere un terzo match in un stage come WrestleMania, secondo me potrebbe rendere veramente bene. E l'altro è quello che lo stanno cercando di rumoreggiare già da Royal Rumble dell'anno scorso, cioè Gunther contro Brock Lesnar, per decretare chi è il final boss definitivo. Vedere Gunther che batte Brock e lo ritira sarebbe assurdo e gli darebbe quello status definitivo di alpha male final boss, veramente da world title contender. Per quanto mi riguarda, Gunther lo meriterebbe, chi lo sa, poi magari per carità avrà altri match, però o Dragunov o Brock per Mania secondo me è tanta roba. Insomma, match nella media, scontato, però poteva andare anche molto peggio. E adesso passiamo al prossimo match. Il vostro scherzo è arrivato incredibile, ecco Sus, saluta Sus. Salve a tutti. Adesso parleremo noi. Il prossimo match è niente proprio di meno che Santos Escobar contro Dragon Lee. Match normale, non so quelli che si aspettavano un match cruiserweight incredibile da far girare gli occhi al vostro Sus. E non mi mette neanche a fuoco il cameraman. Mi ha detto cameraman, purtroppo sono rimasti delusi. Abbiamo Santos che è diventato heel e vedremo che succederà. Qua è infortunato Carlito, cioè fermate quest'uomo, vero? Sono stato Santos, date una calmata. E comunque il match non è stato male, un sacco di spot incredibile. Ci fa piacere che Dragon Lee finalmente sia buildato verso un futuro roseo. Siamo felici che Dragon Lee abbia avuto finalmente il suo primo match in un pay-per-view, diciamo uno dei grandi pay-per-view da WWE, dopo essere stato per un sacco di tempo in NXT. Hanno fatto vedere un po' di acrobazie incredibili per quanto riguarda Dragon Lee. Siamo felici che Escobar abbia vinto, ma anche, ragazzi, parliamoci chiaro, era abbastanza scontato che Escobar vincesse. Cioè adesso c'è il feud con Carlito, The Caribbean Cool, vero? Sì, Carlito, Caribbean Cool, però le mele mangia e te le oltre a sputarle, maledetto. Vi faccio notare, ragazzi, il fisico che c'ha Carlito, cioè miei coglioni. Cioè, un fisico assurdo per l'età che c'ha Carlito. Damn! E quindi Santos, diciamo che è in un momento molto, molto positivo. Quindi feud con Carlito, feud con Rey Mysterio, insomma, tanta roba. Qua probabilmente povera Zelina Vega che piange, però Sus. Ma me ma Zelina la ti consolo io! Lasciate perdere Sus che ogni volta che vede la gnagna impazzisce.
Quindi chissà cosa, come sarà il futuro di Santos Escobar. Vedremo. E poi quello che per il vostro schieto incredibile e per Sus è il main event, cioè il match di Rea. Su me sta sbattendo la testa. No, Sus, mi sto preparando a essere steppato da Rea. Mamma mia, Rea, step on il vostro caro schieto, però Sus. Wow. Mamma mia, Sus, mi farei steppare da Rea all day, every day. Mamma mia, Sus ha ragione. Cioè, ragazzi, come fate a non amare Rea? La nostra waifu definitiva. E vi ricordo che un giorno il vostro scheletro è Sus. No, Sus non lo so. E vabbè, però che palle, Sus, mentale, lo può fare io, no? Uffi! Vabbè, lasciate perdere, Sus. Il vostro scheletro intervisterà Rea. E tra l'altro vi faccio notare che Rea adora gli skate. Avete visto la foto su Instagram? Vi mettiamo qui la foto incriminata. Guardate, guardate. Guardate, Rea lecca gli scheletri. Anche io mi vorrei far leccare da Rea. Ma Sus... Come sta? Basta farsi leccare! Pure io mi voglio far leccare da Rea! In realtà forse tutti si vorrebbero far leccare da Rea. Mamma mia! Comunque, a parte le fantasie del vostro scheletro incredibile e Rea incredibile, anche questo match era veramente scontato. Cioè, chi può battere Rea? Forse Becky, Ammenia, cioè nessuno può battere Rea, forse neanche Naya. Cioè, Rea è imbattibile. E diciamo la verità, dopo che ha battuto Charlotte Ammenia, tutti i match di Rea sono stati un po' una delusione. Per carità, per noi Rea è proprio la vita. La vita è bella. E Rea è incredibile. Lo spot finale non è male con Zoe, povera Zoe, che ha avuto alcune mosse incredibili. Però, ripeto, era veramente scontato che vincesse Rea. E la mossa finale è incredibile. Con Zoe che prova a fare la mossa incredibile, Rea gli dà una testata come il vostro scheletro, perché Rea usa le mosse del vostro scheletro. E poi gli fa la Riptide e ha vinto incredibile. E poi ricompare nel main event. Questa cosa forse ve la dirà il cameraman dopo. Ma il cameraman ci guarda malissimo. Giusto. E vabbè, oggi siamo stati bravi. Che ricomparirà nel main event incredibile. Ci aspettavamo si beccasse un RKO da Randy Orton. Invece se la tengono forse per ma mannaggia Randy. Anch'io voglio fare un RKO, un faccia su Rea. Però mannaggia, non ci siamo ancora riusciti. Prima o poi, ragazzi, prima o poi. E niente, questo è per quanto riguarda il match. Quindi Rea, siamo felici per Rea. Però ragazzi, ripeto, era veramente scontato. Niente, taglio incredibile. E adesso il cameraman vi dirà il main event. Si sono comportati bene oggi, meno male. E Survivor Series si conclude con il main event del gruppo del Judgment Day, composto da Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio, l'uomo più odiato al mondo, forse più perché è in relazione fake con Rea che più che altro, JD McDonagh e Drew McIntyre, che sono contento se è diventato heel, però ne parleremo tra poco per quanto riguarda Drew, contro il gruppo dei face che guarda caso non potevano perdere, cioè Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Seth Rollins e il ritorno di Randy Orton. Per la maggior parte del match Judgment Day cerca di colpire Rollins e io mi sarei quasi aspettato Damian Priest di fare cash in con il suo Money in the Bank e diventare campione, ma purtroppo non è stato così. Ed è anche simpatico che da quando Jey Uso è arrivato a Raw la relazione tra lui e Sami Zayn si sta evolvendo sempre di più. Forse diventeranno di nuovo un tag team in futuro? Non lo so cosa finirà per quanto riguarda Sami Zayn e Jey Uso. Per il resto Cody, ragazzi, sappiamo che Cody avrà il suo match contro Roman a Mania. Drew è stato forte per la maggior parte dell'incontro fino alla fine, quando è tornato Randy Orton, che ha ovviamente coperto chiunque altro. Se vogliamo una storia che tra l'altro è stata per tutto lo show fino al main event, Randy Orton tornerà sì o no? Avete visto quei piccoli backstage dove Rollins era veramente arrabbiato, perché giustamente sono 5 contro 4, non sappiamo se Randy Orton tornerà. E tutto questo si conclude un po' nel climax finale del match, dove Damian Priest sta per fare cash in su Rollins, arriva Rea con la valigetta e in quel momento Randy Orton ritorna. Devo dire che Randy Orton è ritornato con veramente un crowd pop incredibile e soprattutto con un fisico della Madonna. È più di un anno e mezzo che non vedevamo Randy, mancava quasi che quando faceva RKO random incredibile. Sembra ringiovanito di 10 anni, non ha fatto tantissimi spot, più che altro perché capisco con i danni che ha avuto alla schiena, che non ha voluto andare cauti. Cerchiamo di non rovinarci Randy subito. È carino lo spot dove tutti e 5 fanno l'apron DDT, molto carino, approvo. E ovviamente lo spot finale, un RKO dal cima della gabbia, povero JD viene preso e lanciato in RKO devastante. E poi ovviamente non può mancare il post match. E dopo un main event così, cosa è successo? Il più grande what if degli ultimi anni per quanto riguarda WWE, cioè CM Punk is back. What? Il vostro Sus è confuso ma è eccitatissimo. Assurdo, vero? Sono stato cioè ragazzi, CM Punk is back in WWE dopo 10 anni e dopo che l'hanno licenziato pure il giorno del suo matrimonio. Cioè aveva promesso io non tornerò più in WWE. Noi ci chiediamo quanti soldi possono aver dato a Punk, vero Sus? No, io più che altro mi immagino la conversazione fra Triple H, Nick Khan e CM Punk.
Cioè, è stato tenuto tutto nascosto. Cioè, neanche i grandi capi sapevano niente di questa cosa. Lo sapeva solo Triple H. Sono, si sono visti palesemente la mattina stessa di Survivor Series. E io mi immagino che il discorso sia stato tipo: Punk, vuoi questi soldi? E lui, sì. Se non fai cazzate, te li diamo. E lui, ah, tranquilli. E Triple H se lo guarda malissimo. Cioè, insomma, una cosa del genere. Forse su sua ragione. Deve essere stata una conversazione veramente spicy. Punk va in giro con una ghigliottina sulla testa. La prima cavolata che Punk fa, questa ghigliottina gli taglierà la testa. Arriverà un licenziamento che altro che AEW. Per il resto noi siamo contenti che Punk sia tornato. Avrà un feud con Rollins. Avete visto Rollins che faceva finta di odiare Punk, quando in realtà si sa che Rollins è il primo fanboy di Punk. E probabilmente avranno un match assurdo a WrestleMania, con magari Punk che vince. E chissà se Punk vincerà la Royal Rumble a questo punto. E non più LA Knight, che noi adoriamo LA Knight, yeah, yeah. Sì, infatti LA Knight meriterebbe di vincere la Royal Rumble. Per quanto, ragazzi, ha perso come una pippa contro Roman Reigns, quindi lasciamo perdere. Oltre a Rollins, anche Drew McIntyre ha fatto, diciamo, è tornato Punk, e se n'è andato via backstage sbattendo le porte incredibili. No, quello non sembrava un work. Quello di Rollins sembrava un work. Tra l'altro Randy Orton che rideva mentre Rollins, insomma, questo è stato divertente. E fa strano vedere Punk, perché è stato cacciato una volta da AEW dopo tutto quello che è successo con Kenny Omega e gli Young Bucks. E poi è tornato a Collision e l'hanno ricacciato, stavolta licenziato, e poi adesso rifà in WWE. Assurdo. Ricordiamo che TNA aveva offerto una marea di soldi a Punk per farlo andare in TNA, appunto, ma purtroppo Punk ha rifiutato per la WWE. Chissà perché, forse perché la WWE ha i conti in banca con 7-0, o forse chi lo sa, forse no, chi lo sa. E chi lo sa, vedremo come succederà con Punk, se creerà problemi backstage o no. Comunque in realtà noi siamo contenti che Punk sia tornato, speriamo che non fa cazzate. E adesso linea al camera per i saluti finali, noi ci vediamo prossima settimana. È stato strano, ripeto, CM Punk è uno di quei personaggi che o lo si ama o lo si odia, come ha detto Triple H dopo lo show. Money e business muovono qualsiasi cosa. Soltanto sentir parlare di CM Punk muove il business del wrestling in una maniera che non avevi idea. Per quanto riguarda il futuro, come hanno detto giustamente questi birbanti, probabilmente vedremo CM Punk e Rollins a Mania. Mi preoccupa più la situazione di Drew, perché se quella di Rollins è un work, quella di Drew forse non è un work, perché è veramente uscito incazzato da Survivor Series. Non lo sappiamo, probabilmente finirà in AEW, Drew. Questo pay-per-view ve la ricordo semplicemente per il ritorno di CM Punk, e va bene così. Abbiamo la Royal Rumble, ragazzi, i tre mesi più carichi del wrestling stanno arrivando. Vedremo cosa succederà. Io vi ringrazio per aver visto questo video, anche se in ritardo, lo so, vorrei essere più puntuale, ma purtroppo i tempi sono quello che sono. Ho avuto notizie per quanto riguarda la linea, forse prossima settimana potrei avere la linea finalmente nell'ufficio. Che godo sia con voi, e ci vediamo prossima settimana.